Salve a tutti, oggi volevo parlarvi di un aroma carico di gratitudine, va bene? Di saggezza, va bene? Di esperienza, va bene? E di contributi maturati. Ed è di Vapor Cave il National. National, si vede? National di Vapor Cave. Maturato un mese, quindi la maturazione diciamo che non è completa, ma il liquido già esce fuori in tutte le sue caratteristiche principali. La caratteristica principale di questo liquido, secondo me, a prescindere da come sia composto e da quali tabacchi siano stati usati, è appunto la maturazione dei contributi. Svapando questo liquido, svapando questo liquido, cara mia, mi viene immediatamente in mente un distinto signore, va bene? Piuttosto anziano, vestito bene, che è in pensione già da una decina d'anni, va bene? Esce di casa, va bene, va al bar, si prende un caffè, un semplice caffè, piuttosto stretto però, una puntina di cucchiaino di zucchero, e si svapa, sì, si svapa il National. National. Chiacchierando magari con i suoi amici pensionati, va bene. Quei bar con l'arredamento che è rimasto agli anni 70, quel finto plasticone sulle pareti, va bene. Le fotografie della Ferrari di Niki Lauda, che ne so, cose così. Con quella carta ingiallita, va bene. Un'immagine semplicemente meravigliosa rimanda questo liquido. E sono liquide fatte bene. Perché Vapor Cavers National fa liquidi qualitativamente che uno dice. Peccato però per il packaging, vero? Questa etichetta, qua che c'è il polo positivo della batteria, non lo capisco. Bianca, con la scritta nera, minimalista proprio. Signor Gigi Ascolani, e le faccia due boccette un po' più moderne, con tutto. Non è vero. È bella proprio perché è così, semplice, minimale. Minimale. Ma uo caca.